Allora, sono qua sul mio calendario di Google e oggi pomeriggio avrò il CDC della mia classe. E dunque voglio mettere un file di Excel dove c'è più o meno l'orario che poi si discuterà, ok? L'orario delle lezioni sincrone con i ragazzi. Allora cosa faccio? Siccome l'ho fatto all'ultimo, ormai ho già, come si dice, predisposto sul calendario, ho già inviato. Allora a questo punto voglio inviarlo perché non ho creato una classe dei docenti e dunque ho semplicemente creato un appuntamento Meet su Calendar. A questo punto io cosa faccio? Semplicemente vado qui, clicco qui, ok, vado di nuovo a modificare, ok, e vado a aggiungere un allegato che così vedranno tutti gli altri. Ok, a questo punto sono qui sul mio, come si può dire, già qui l'ha allegato il mio collega il modulo del verbale, che così possiamo modificarlo. Adesso io allego il mio foglio Excel. Dunque vado qui in carica, siccome ho sbagliato, dovevo crearlo con, naturalmente con, era meglio crearlo con l'Excel di Google, però ormai ho sbagliato, l'ho creato con Microsoft. E dunque carico qui, ok, mi sposto leggermente qui, ce l'ho qui, ok, e vado a portarlo qua dentro, ok. Dunque si è caricato, faccio carica, ok. È caricato, adesso salva. Possibile, qui mando un'email così ce l'hanno e dico possibile orario lezioni in sincrono settimanali quarta M. Invio. Invio, ok? Accedere al file, condividi con 12 persone, sì, attiva, condividi, visualizzazione, quasi quasi gli posso mettere commenti o modifica. Facciamo che possono modificare, che possono modificare, ok? E invio. Alessandro di cui da prima l'elemento Stefano, vabbè, ok, gli do anche alla dirigente, ok, va bene. Ok, è inviato, ok, ci vediamo la prossima volta, arrivederci.